Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale. Io sono Diego e sono qui oggi per portarvi un video abbastanza interessante. Mi sono imbattuto in un video di uno youtuber americano che spiegava come rende il desktop in Windows più minimale e più, diciamo, semplice per l'utilizzo, allo stesso tempo che permetta quindi di aumentare la produttività, perché comunque sappiamo bene che più una cosa è semplice, più una cosa è minimale, più risaltano nell'occhio le cose veramente importanti durante magari l'utilizzo del nostro computer e quindi si perde meno tempo nell'andare a cercare o comunque nel cazzeggiare, ecco. Detto ciò ragazzi, spero che questo video molto semplice però potrebbe essere interessante vi piaccia. Vi invito sin da adesso a lasciare un bel like e noi ci vediamo sul desktop per vedere le modifiche che andremo a fare. Eccoci qua ragazzi, quindi sul mio desktop come vedete l'ho un po' modificato, io in verità non lo tengo così, però ho voluto ecco riportarlo a più o meno come sarebbe con Windows base, quindi dopo un'installazione pulita di Windows, quindi senza personalizzazioni, per farvi vedere poi quello che andremo a fare. Innanzitutto vi faccio comprare un'immagine di come verrà alla fine, quindi di quale sarà il risultato finale, ed è questa qua. E il progetto è veramente molto semplice, però ritengo sia molto bello da vedere. E anche nell'utilizzo, anche perché a me questi colori chiari, sono sincero, non mi piacciono. Andiamo a vedere come fare. Prima di tutto andare a rimuovere le icone dal desktop. Come saprete già, se mi seguite, io non le uso solitamente, lascio semplicemente questi due giochi in basso a destra e non tengo applicazioni sul desktop. Io le applicazioni importanti le tengo nella barra e le altre le cerco manualmente tramite il pulsante di ricerca. Ah, un'altra cosa che mi dà. Ok, esatto. Ritengo l'utilizzo tramite la barra di ricerca. Comunque, una cosa che si può fare per rendere tutto più minimal è senza problemi andare quindi su Visualizza con il tasto destro sul desktop e andiamo a togliere la spunta da Mostra icone. Questo permetterà di rimuovere completamente le icone e quindi avere tutto quanto più pulito. Come seconda cosa, ragazzi, importantissima, quella di andare a ridurre la barra di ricerca. Come avete visto, l'ho appena riattivata. Adesso la andiamo a ridurre perché mi ero dimenticato di rimetterla. Comunque, basta cliccare su Mostra icona di ricerca e così sarà molto più piccola. Inutile che vi dico che togliere i contatti oppure togliere il pulsante di attività sia forse fondamentale. Io non li uso, non penso esista qualcuno che utilizzi i contatti su Windows, qualcuno intendo qualche ragazzo, comunque qualcuno che non lo usa per lavoro a livello di computer lavorativo. È difficile che in un fisso uno abbia i contatti, quindi si rimuovono. Stessa cosa per area Windows Ink e per la tastiera virtuale, quindi è meglio rimuoverla. Come secondo punto andiamo nelle impostazioni della barra delle applicazioni e vi consiglio di metterla piccola, quindi usa pulsanti piccoli. Questo perché io comunque riesco lo stesso a vederli bene, penso anche voi, sono molto molto meglio, molto più carini da vedere, più piacevoli alla vista. Altra cosa ragazzi molto interessante è nel caso aveste molte icone in basso a destra, perché ci sono vari programmi aperti in background, è quella sempre dalle impostazioni della barra delle applicazioni, quindi è scendere, andare su selezione alle icone da visualizzare, cliccando, disattivando questa spunta avrete la possibilità di avere questa freccetta che vi permette di nascondere tutte quelle icone che comunque vanno a, diciamo, rendere un po' più confusionaria la nostra barra delle applicazioni. Inoltre è personalizzabile, infatti posso spostare all'interno e all'esterno, come vedete, le icone in modo tale da vedere quali far vedere e quali meno. Altra cosa fondamentale penso sia il colore della barra a me bianco trasparente così non piace assolutamente. Vi invito a spostare il tema del vostro computer su scuro, soprattutto perché a lungo andare, a parte più bello e più minimale nel complesso, ma a lungo andare i colori scuri sono meglio, stanca meno gli occhi e io che ora sto in quarantena e poi comunque lavoro molto al computer, devo dire che un miglioramento complessivo comunque l'ho notato. Infine ragazzi, una delle cose che penso siano più belle, che solitamente non si vedono, sia la possibilità di spostare al centro della nostra barra le icone. Per farlo ragazzi è veramente molto semplice, basta andare sulla barra delle applicazioni, tasto destro, barra degli strumenti e andare a cliccare su collegamenti. Come vedrete comparirà questa icona qua chiamata collegamenti che noi dovremo prendere e spostare verso sinistra completamente. Così fino a quando non riusciamo ad invertirla, come vedete adesso è sulla sinistra e le nostre icone sono sulla destra. Cosa dovremo andare a fare adesso è
estenderle fino a quando non le portiamo al centro più o meno del nostro computer. Sta a voi qua riuscire più o meno ad inquadrarle in questo modo qui, ecco. E ora basterà fare tasto destro, mostra titolo, lo togliamo e poi facciamo blocca barra delle applicazioni. Così facendo, come vedrete, rimarranno al centro le icone, non ci saranno infine i segni degli spostamenti e noi potremo utilizzare le icone semplicemente al centro. Ora, come ultima cosa, ma ritengo forse una delle più importanti, è quella di cambiare il nostro sfondo. Il sito, ragazzi, che io personalmente utilizzo per prendere gli sfondi, molte volte, soprattutto ultimamente, mi avete chiesto da dove prendevo lo sfondo che mostravo nei miei video. Ora vi faccio vedere qual è, e questo qua è il sito. Qua sotto trovate il link, come vi dicevo. È un sito che carica tutti gli sfondi veramente molto molto belli, sono tutti minimali, molto semplici, a me piacciono veramente tanto e poi io apprezzo moltissimo gli sfondi scuri e... Ora vi faccio vedere quelli che io utilizzo attualmente, che ho sia sul mio computer portatile che sul mio fisso. Comunque sono veramente belli quasi tutti, quindi sta a voi scegliere, ecco, qual è il più bello e utilizzarlo. Ho utilizzato in passato questo qua, veramente molto bello. Comunque andando indietro dovremmo vedere quello lì che attualmente sto utilizzando, ed eccolo qua. Quindi basterà aprirlo, apriamolo un'altra volta, facciamo tasto destro, salva immagine con nome, desktop e salviamolo. Vediamo quindi poi, naturalmente così non vedremo l'icona, basta andare su visualizza mostra icone, lo impostiamo come sfondo e a questo punto, ragazzi, oltre a rimuoverlo, basterà riandare a nascondere le nostre icone ed eccoci qua. Secondo me, ragazzi, come impostazione è molto molto caruccia rispetto a prima, è veramente tanta tanta roba. Non c'è l'obbligatorietà di andare a nascondere le icone, basterà semplicemente, magari come nel mio caso, mostrarle, ma lasciare solamente il cestino magari e andare a nascondere queste due. Comunque, diciamo, al massimo lasciare una cartella semplicemente. Detto ciò, ragazzi, come vedete il video era molto molto semplice, però ritengo sia abbastanza interessante e simpatico da seguire. Fatemi vedere le vostre impostazioni, fatemi vedere se voi ne utilizzate altre e soprattutto scrivete qua sotto nei commenti se l'idea vi è piaciuta e se comunque anche voi utilizzerete questa impostazione. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like nel caso anche un'iscrizione, da Diego è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.